Ciao ragazzi, bentornati su Through the Looking Glass. E oggi parliamo ancora di Star Wars. Ecco 15 cose che forse non sapevate su Star Wars e il risveglio della forza. Pronti? Via! E andiamo. No, oggi no. J.J. Abrams voleva inserire per pochi secondi lo scheletro di Jar Jar Binks. E dovrebbe trovarsi nelle scene che riguardano il deserto di Jakku. E adesso dovresti fare l'imitazione di Jar Jar Binks. Mica semplice, ti faccio Boss Nass. Tu a debito de vita con esto tizien. Il nuovo droide che si vede nel film BB-8 è in realtà un primo concept di R2-D2. Che però era stato scartato all'epoca della prima trilogia, poiché infattibile dal punto di vista tecnologico, nel 1977. Tra l'altro, tu che sei fan, hai visto che c'è anche il modellino funzionante di BB-8? Vado a caricare la posta piedi. Ti pareva. Quando ha iniziato le riprese, Mark Hamill aveva la stessa età di Alec Guinness. Quando quest'ultimo ha iniziato le riprese di episodio 4. Scusami, quale scena avrebbe girato Mark Hamill e quanti soldi ha preso? $23.000 per un paio di secondi? Un minuto? Durante le riprese, Harrison Ford è finita una caviglia sotto un portellone del Millennium Falcon. Ciube. Siamo a casa. No. Ah, porca di quella puttana! Fanculo a sta nave di merda! Mark Hamill ha affermato che George Lucas, durante un pranzo, gli disse così dal nulla che stava per essere realizzata una nuova trilogia di Star Wars. E che non ci sarebbe stato nessun tipo di problema se lui non avesse accettato, dal momento che sarebbe stato eliminato dallo script. Mark Hamill invece ha subito accettato di riprendere il suo ruolo. Eh beh, vorrei ben vedere. Guarda, Mark, niente, hanno sta mezza idea di fare altri 3 episodi, 7, 8 e 9. Se non vuoi non fare nulla, io elimino Skywalker dallo script e quindi vai tranquillo. Oh, JJ, com'è? Allora, quando è che si comincia? Una prima stesura della sceneggiatura, poi bocciata, era basata su uno schema di George Lucas per un sequel poi abbandonato della trilogia originale. Sì, ho ricevuto la sceneggiatura, ma cioè, quindi tu, ma praticamente sei una testa di cazzo senza pari. Cioè, ma non l'hai ancora capito? Noi con Lucas non vogliamo più averci niente a che fare! E che cazzo? Sei una testa di cazzo senza pari! Testa di cazzo! Questo film segna il debutto cinematografico di Billie Lourd, niente po' di meno che la figlia di Carrie Fisher. Raccomandata! La mamma! Zio George ha dichiarato che il passaggio della sua Lucasfilm LTD alla Disney era un modo per passare Star Wars a una nuova generazione di registi. Eh già, ma non per i soldi. Con questa nuova trilogia di film, Star Wars viene riorganizzato in questi canoni. Trilogia dei prequel, Minaccia Fantasma, Attacco dei Cloni e Vendetta dei Sith. Poi arrivano le serie animate in animazione, come Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels. Poi si passa alla trilogia classica. E fatto sta ai nuovi film che usciranno da quest'anno in avanti. Comunque della serie niente cose complicate, eh? Lo sapevate che Daniel Craig ha recitato in questo film? Non l'avete visto? Certo che no, perché lui era un trooper del Nuovo Ordine. Quando Rey comincia a scoprire i suoi poteri e quando gli dice esci dalla stanza e lascia cadere l'arma, quel trooper era appunto Daniel Craig. Si trovava ai Pinewood Studios mentre girava Spectre. Ma non c'era anche Ewan McGregor in questo film? Hanno messo solo la voce. Daisy Ridley, la gran bella ragazza che interpreta Rey, ha dichiarato che nel suo primo giorno sul set ha avuto quasi un attacco di panico quando ha scoperto che la sua performance sembrava non andar bene. Ho sbagliato attrice, Arianna. Il film ha un budget di 200 milioni di dollari, il budget più alto per un film di Star Wars. Vabbè, ma del resto, cioè, quanto ha fatto in Italia nel primo weekend? 8 milioni di euro. Sti cazzi, e nel mondo? Quasi 500. Il film in Italia sarebbe arrivato il 6 gennaio 2016, perché Disney avrebbe dato precedenza prima al viaggio di Harlow e a quel cazzo di Checco Zalone. Invece tutti i fan di Star Wars in Italia, compreso me, hanno fatto richiesta alla Disney affinché spostasse la data di uscita. Così il viaggio di Harlow è stato spostato il 25 novembre 2015 e Star Wars al 16 dicembre. La nuova versione dell'X-Wing visti nel Risveglio della Forza include una parte del motore progettata inizialmente per episodio 4, ma poi scartata. E di che elemento si tratterebbe? E io che cazzo ne so? Ah. George Lucas per la saga originale di Star Wars aveva pensato a 9 film, quindi col capitolo 9 pensato come capitolo finale. Ma voi pensate veramente che si fermeranno a 9 film? Assolutamente no. Era George Lucas!
Sì, lo so benissimo che George Lucas non è Babbo Natale, però... Non avevamo altra barba. Non avevamo altro, siamo dei poveracci. Oh. Quindi, queste erano 15 cose che forse non sapevate su Star Wars e il risveglio della forza. Per noi non resta altro che ringraziarvi della visione e rinnovare l'invito a vedere la nostra recensione su Star Wars e il risveglio della forza. Fatto. E quindi niente, ancora una volta grazie della visione, tutte le iscrizioni, tutti i commenti che ci lasciate. Vi diamo appuntamento ai prossimi video, sempre qui, dove? Through the Looking Glass. Ciao a tutti!